sofferto di più, mister, a stare in panchina o a giocare? Non resisteva in panchina, era in piedi. Ma è chiaro che fuori è sempre duro, insomma, dopo non è che alleno da tanto, insomma, però 3 anni di allenamento, questo è il terzo, un po' a gestire la tensione. Ciao. È chiaro che un mese e mezzo non si vinceva, quindi direi un vantaggio meritato, una prestazione voluta, cercata. È chiaro che sul finale cercavo di dare il massimo dei suggerimenti e ai ragazzi, cercando di non abbassarci, di continuare a giocare fino all'ultimo. I ragazzi l'hanno fatto, io molto sereno oggi ho giocato la panchina. Sentivo il gol, chiaro che Alessandria forse si è ripartita 2 volte, perché comunque non ci dimentichiamo che di fronte c'è una signora squadra costruita per vincere, con un giocatore di grandissima qualità, di grandissimo spessore, quindi, però ho visto il mio cuneo, ovvero oggi ragazzi, sono contento per i ragazzi, sono contentissimo per i ragazzi, per la società, per me stesso, lo staff, questo cercavamo un risultato che ci desse un po' di serenità, no? Non è facile gestire, un mese e mezzo di non risultati, e quindi hanno avuto questo risultato e sono veramente contento proprio per il mondo cuneo tutto insieme, giornalisti, staff, squadra, tifosi. È chiaro che ci sono state delle critiche, però sapevamo benissimo che non eravamo sicuramente in un bel periodo. Però questo è un grande risultato voluto, giocato bene a calcio, ho visto belle cose, ho visto volontà, ho visto personalità nel gestire la palla anche da dietro, e siamo andati a costruirci una vittoria importante, che però, detto questo, adesso sono 2 giorni di riposo, giustamente, e ci devono dare una grande spinta. Adesso bisogna vedere qua fino a Natale, abbiamo capito, spero, quelle che sono le giuste medicine, la giusta strada, la giusta, che la serenità. Il secondo tempo di Ferrara è stato determinante la paura, che oggi per esempio non ho visto, e per questo dico che i ragazzi sono stati bravi, perché sull'1-0 hanno continuato a giocare, abbiamo finito la gara col palleggio nella metà campo di Alessandria, e questo è un segnale importante. Meglio il secondo tempo che il primo, ecco. Meglio il secondo tempo, sono d'accordo. Il primo tempo un po' contratti ancora, no? Ancora un po' con qualche residuo di qualche spettro che intanto usciva dai calzettoni della maglietta e nella testa, però il secondo tempo. Tra primo e secondo tempo gli ho detto continuate a giocare, non ho niente da dirvi, non ho assolutamente niente da dirvi, continuate a giocare e la portiamo a casa. E così è stato, secondo tempo molto più distesi, secondo tempo ho visto una grande squadra, una squadra che io conosco, che ho visto, che so che c'era, era lì, doveva rivenire fuori, ho visto una grande squadra che gioca a calcio, con qualità, con personalità, e questo noi dobbiamo fare, noi dobbiamo giocare a calcio. Dobbiamo giocare a calcio fino all'ultimo minuto, come è stato fatto soprattutto secondo me. Ecco, D'Alessandro e soprattutto Maimone hanno limitato le discese di Mora, preparata la partita sulla pericolosità di questo giocatore che aveva ben impressionato nelle scorse domeniche a Montagnano. Ma sì, studiamo sempre l'avversario, perché è il mio modo di preparare le gare, come credo tutti gli allenatori. Andare a vedere quelle che sono un po' le prerogative e i lati positivi dell'avversario. Sicuramente Mora è un giocatore di grande gamba, di grande affondo, che da profondità si fa sempre trovare puntuale, però D'Alessandro e Maimone hanno lavorato bene, sia in prima battuta che in raddoppi e soprattutto sulle ripartenze. Poi D'Alessandro è un giocatore che sa giocare a calcio, è un terzino importante, 60 punti di Serie B, è un giocatore che sa difendere, ma poi si fa trovare anche pronto, c'è la giocata. Io lo chiamo un regista esterno, si possono avere vari registi, noi ce l'abbiamo. D'Alessandro è un regista difensivo che fa partire bene le azioni, arriva, accompagna, c'ha qualità, quindi ha costretto anche poi anche Rantier a correre dietro, questo è importante. Quando tu vedi l'attaccante esterno che fa fallo al terzino, sono segnali importanti. E cosa diciamo a quel signore che sta per venire alle interviste che gli avevo Vannucchi, che ha dato un dispiacere di cose Alessandrini? C'è una cosa da dirgli, che lui è sempre un giocatore importante, ma non perché qua davanti a me lo sa benissimo, lui c'è la sua storia ed è sicuramente un grande uomo. Dico che vorrei che ci fosse tutte le domeniche da Alessandria, magari, nel senso che quando incontro Alessandria
fa cose strepitose. Lui deve fare, lo sa, noi siamo alla ricerca, come avevamo preso un trend, poi veniamo anche un po' di trambusto, non sono alibi, però squalifiche, infortuni, due fuori, due dentro, qualche cosa un po' ci è saltato. Abbiamo ripreso il trend e dobbiamo continuare. Fanucchi è un giocatore importante, voluto, sta dimostrando tutta la sua, il suo spessore, lo deve fare ancora di più, secondo me ancora molto molto ancora da dare e da migliorare. Amiri, cercando voglia, è stato perfetto, ha interdetto, ha costruito, ha fatto un grosso gol, insomma, è veramente stato il uomo su squadra, posso dirlo? Sì, sì, sono d'accordo, io... Stamnini è un giocatore che ha fatto in carriera la mezzala e ha fatto il play. Io ho visto delle caratteristiche di Bassi e Palasca che in qualche maniera, soprattutto all'inizio, facevano un po' fatica a inserirsi in quel ruolo lì, con sicuramente altre doti e altre caratteristiche. Stamnini è un giocatore di grande frequenza e quindi sa palleggiare, sa precisare il gioco. E da quella posizione lì lui spesso crea anche superiorità numerica centrale, che è la cosa più devastante secondo me per l'avversario, crea la superiorità centrale, sa alzarsi, se andare a far pressing e si butta dentro, è un giocatore importante, è un grande acquisto, sicuramente un grande acquisto, un giocatore di grande caratura e per noi è importante. Corsetti, cosa hai pensato quando Corsetti e Torri hanno sbagliato due gol, non dico facilissimi, ma abbastanza facili? Ho cercato di incoraggiarli, Torri, non ci dimentichiamo che è sempre in ogni domenica fa gol, Corsetti l'ha fatto gol domenica. Io ti dico che, apro una parentesi, ci tengo perché Martini, Torri, Fanucchi, Corsetti, Tempesti, Catanese sono un attacco che comunque mi danno varie soluzioni. Chiaro che ho visto un pochettino Corsetti sottotono sull'aspetto mentale e ho messo Martini, devo fare i complimenti perché Martini è un giocatore importante, un grande professionista, ha saputo accettare la mia decisione, però oggi è andato grande come in altre partite, ma più oggi è entrato proprio vivo, è entrato determinato, ha tenuto un sacco di palloni, ha preso falli e ha messo sicuramente un po' in difficoltà l'altra guardia, quindi ha fatto quel cross alla fine interessante, ha fatto quel taglio profondo che se avesse messo la palla meglio in mezzo, ma direi di noi dobbiamo andare avanti su questa strada. Però detto questo finisco col dire che non dobbiamo assolutamente, adesso ci vediamo la vittoria bella, voluta, ma pensiamo andare avanti, pensiamo che il campionato adesso per noi è riniziato. Grazie, grazie. Molto bene, dico, questo, la difesa non sono state le classiche. La difesa è molto bene. E per questo secondo me è stato molto positivo il primo tempo, perché Alessandra non è proprio riuscita. Sì, dicevo, è stato meno bello del secondo in fase di costruzione, però non abbiamo subito poco il primo tempo. E ho fatto una scelta, Bucciardi è un giocatore importante, però in questo momento la scelta, come avevo già fatto, anche se vi ricordate, poi c'è stato Antonelli, ha avuto dei problemi, Antonelli, Cristini, Donini ed Alessandro, in questo momento sono i giocatori che io scelgo dall'inizio e secondo me stanno dando continuità anche oggi contro, direi, una signora squadra, un attacco, diciamo, Marconi e Taddei sono dall'inizio, poi Rantier, Scotto, sono giocatori importanti. Però la ripartenza di oggi positiva, ancora una volta ti dà ragione quando hai detto alla figlia di giocare con spregiudicatezza e senza tante ombre militarie. Sì, era un po' il nostro problema, te l'avevo detto anche in pre-gara. Sì. Giocare con la paura, giocare con il timore, giocare con... non conta, o giochi con l'ultimo, o giochi col primo, ti fa sempre fare cattiva prestazione. Il calcio ci va personalità, ci va sicurezza, è normale che il momento è che si può scendere in campo a terra luce e vino, pure con i sorrisi, però ho chiesto a loro in pre-gara, divertitevi, andate dentro e giocate senza paura. Grazie. 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 Questo match che Jacopo ha fatto, Jacopo, hai dato un grandissimo, grandissimo dispiacere ai tifosi grigi. Se c'erano due persone che potevano scegliere per, diciamo, il gol che provocava una sconfitta dell'Alessandria, queste non potevano essere né Fanucchi né Matin, in realtà Fanucchi è stato quello che ha dato dispiacere. Ma io devo guardare a casa sono contento della prestazione del Cuneo, poi io guardo in casa mia. Ho passato due anni belli a Alessandria, sicuramente potevamo fare meglio per quanto riguarda i risultati,
però ripeto, sono contento della prestazione della nostra squadra, perché venivamo da risultati sicuramente non positivi. Oggi abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra compatta e unita. Ecco, direi che comunque oggi come prestazione globale la squadra si è come dicevo prima, specialmente nel secondo tempo, forse il primo tempo era la giura un po' per ragione. No, ha ragione, pienamente ragione. Siamo partiti sicuramente non male, però il secondo tempo abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra che può stare sicuramente in Lega Pro. Sei al 100% o non ancora? Ma sicuramente devo migliorare in tanto, anche sotto la condizione fisica, però mi alleno sempre al massimo e cerco di dare il massimo a partita, poi delle volte ci si riesce, delle volte no. È chiaro che devo migliorare, come ha detto il mister. Ricordo per Martino. Eh sì, infatti volevo dedicare grazie a questo gol a mia moglie, perché abbiamo avuto una bambina, ecco. Sicuramente il pensiero va lì. Complimenti e auguri. Grazie mille. Anche se ovviamente per la bambina. Buonasera. Un match che oggettivamente si è concluso poi con un gol a palla inattiva, un match che poteva tranquillamente essere un pari, in realtà poi è arrivato l'episodio che ha deciso. Sì, è stata una partita equilibrata. Noi avevamo negli ultimi 10 minuti prima di prendere il gol abbiamo avuto due grandi occasioni con i nostri attaccanti che hanno calciato a rete, una volta è stato molto bravo il portiere su Rantier e su Cavalli, un'altra volta invece non abbiamo beccato lo specchio della porta e poi sul calcio d'angolo abbiamo sicuramente commesso un paio di errori, il primo quello di concederlo visto che il terzino del Cuni ha guidato la palla per troppi metri senza che nessuno di noi riuscisse ad affrontarlo e alla fine ha conquistato il calcio d'angolo e poi sul calcio d'angolo siamo rimasti fermi e Fanucchi ha fatto gol. Ecco, questa situazione di palla inattiva è anche abbastanza strana perché l'Alessandria quasi mai quest'anno aveva preso gol su palla inattiva, strano che una formazione comunque molto attenta a questa fase oggi si sia lasciata scappare in maniera anche forse così ingenua. Non abbiamo avuto modo di modificare molto da quel punto di vista perché le cose da fare erano tante, abbiamo mantenuto la marcatura zona sui calci piazzati ed è andata male nel senso che abbiamo preso gol, non l'abbiamo fatto nella maniera giusta, sicuramente il rammarico più grande è quello perché la partita, ripeto, era stata equilibrata, non bellissima sicuramente, ma il pareggio era il risultato più giusto. Cosa manca la sua Alessandria per cercare di risalire questa classifica, riuscire a risalire in classifica? Beh, noi forse siamo un po' troppo preoccupati di dover sempre dimostrare tutto e subito e questo porta molte volte la squadra a giocare in maniera affrettata, però sappiamo che il tempo per rimediare c'è a questa situazione, ma nello stesso tempo dobbiamo capire che il nostro problema più grande è quello, secondo me. Si aspettava un Cuneo così o diverso? No, il Cuneo ha fatto una buona partita, l'avevamo vista nei video, è una squadra che ha qualità davanti, molta secondo me, con Torri, Fanucchi, Corsetti, lo stesso Martini quando è entrato nel secondo tempo, e ha una squadra, è sicuramente una buona squadra. Siamo altre domande, domenica un match contro il Mantova, secondo me trasferta formazione che più o meno ha gli stessi problemi dell'Alessandria e sicuramente non è un match da concedere come ha fatto giustamente non per lei, però è un match a questo punto che diventa quantomeno importante per cercare di svoltare un periodo comunque sfortunato. Le partite sono tutte importanti secondo me, nel senso che valgono i 3 punti, perciò hanno una valenza e in quel momento vitale e non cadiamo però anche noi nell'errore di volere tutto e subito perché ovviamente qualche problema ce l'abbiamo se la classifica dice che siamo praticamente appena al di sotto della zona promozione, chiamiamolo così. Le aspettative sono tante ed erano diverse, ma noi adesso dobbiamo fare i conti con quella che è la situazione
tenere la testa bassa, accorciarci le maniche e pensare a lavorare, prenderci le critiche che sono anche giuste, perché è vero che la partita era da pareggio, ma non abbiamo sicuramente giocato bene come domenica scorsa, e andare ad affrontare la partita di Mantova con grande convinzione, sapendo che non è l'ultima partita del campionato, ma che è una partita, come ha detto lei, molto importante. Ecco, una sola considerazione: c'è già qualche nome per il mercato che lei suggerirebbe eventualmente per riuscire a dare cose di peso specifica a questa squadra? Secondo me la squadra va bene così, è solo che dobbiamo essere bravi tutti quanti ad avere un'idea di gioco che ci porti avanti. Non è una questione di uomini, la squadra secondo me è molto valida in tutte le sue situazioni. Abbiamo così adesso qualche piccolo problema in avanti con Ferrari che è infortunato e Scotto che non si può sempre allenare, però ripeto, non è che dobbiamo aspettare nella maniera più assoluta il mercato per pensare di risolvere le cose, almeno questo è il mio punto di vista. Mister, scusi, lei ha detto che con il Rimini abbiamo giocato bene e si è accorto per quale motivo. Abbiamo giocato corti con un pressing abbastanza alto, oggi siamo tornati ai primordi, cioè squadra molto lunga, molto lenta, senza pressing. Purtroppo si pagano questo. Sì, in questo senso preferirei rivedere la partita per dare un giudizio più preciso. La squadra ha fatto un po' più fatica ad accorciare, anche perché il Cuneo calciava direttamente sulla prima punta e andava molto di più sulla palla più sporca, e perciò da quel punto di vista il ritmo nostro è stato più basso di quello di domenica. Non abbiamo girato bene il pallone. Però a parte questo, secondo me la partita era stata indirizzata ormai su una situazione di pareggio, e anzi qualche minuto prima noi avevamo avuto quelle due grosse occasioni con Rantier e Scotto, se non sbaglio. Però ripeto, la prestazione è stata sicuramente inferiore a quella di domenica scorsa fatta in casa. Ho visto che Rantier si è anche risentito per qualche osservazione dei tifosi, perché un giocatore come Rantier davanti alla porta da solo, senza marcatore vicino, sbagliare quel gol, lo sbaglio anch'io. No, credo che non ha fatto un gestato nei confronti del pubblico. Io conosco Rantier da non molto tempo, mi sembra un ragazzo, un grande professionista, un ragazzo molto educato, non so, del gesto, spero che, non ho capito. Fosse anche cattivo sarebbe stato ancora peggio, avrebbe tirato una coltellata. Io valuto il giocatore anche come uomo, e ripeto, lui si sta comportando bene, si impegna da tutto, e spero che non abbia fatto nessun gesto contrario. Fatto. No, io ho detto che non lo so perché non l'ho visto. Spero, non che non l'ho fatto, non l'ho visto. E sono certo che il primo a dispiacersene di questo è lui, perché ripeto, è un bravo ragazzo, e credo che in questo momento l'errore più grosso che possiamo fare è alimentare polemiche noi innanzitutto contro i tifosi o contro qualsiasi altra persona, perché tanto l'unica maniera per riuscire a risalire la classifica è stare tutti insieme, perché tanto se ce la facciamo, ce la facciamo insieme, io per primo, e se non ce la facciamo io sono il massimo colpevole, perché credo che, ne sono convinto, la squadra valga molto di più di quello che dice la classifica. I giocatori che abbiamo a disposizione sono tutti di grande qualità, sia morale che calcistica. Metto morale per primo, perciò se Rantier ha fatto un gesto sono certo che sarà il primo a scusarsene, però non creiamo una situazione più ampia di quella che è, anche perché rendiamoci conto che sono ragazzi che ci danno dentro e si impegnano, i risultati non arrivano, sono i primi a essere dispiaciuti. Non pensiamo sempre che il calciatore è un menefreghista, in tanti anni di carriera non ho mai visto un calciatore menefreghista, perciò ripeto, pensiamo al campo, che è quello che ci interessa, e se Rantier ha sbagliato chiederà scusa, prenderà anche sicuramente la società qualche problema. Ma guarda, tra le due cose forse ha sbagliato più il gesto per il gol, perché il gol lui ha calciato, il portiere l'ha parata. Ho visto giocatori ben più forti di Rantier sbagliare davanti alla porta. Lasciamo andare il mister. Grazie.
Andrea, cominciamo da una situazione un po' ilare, se possiamo dire. Cosa hai detto a Franco Chicchè quando ti ha beccato? Ma non ho pensato proprio a dire niente, perché sai, quando vedi la palla in rete ti viene altro da pensare. È un dispiacere che ora, cioè, la partita ormai, diciamo, che si era incanalata così, anche perché noi prima avevamo avuto due occasioni per passare in vantaggio e purtroppo l'episodio, questa è stata una partita combattuta dove potevamo anche noi far gol prima noi, invece l'episodio ha dato ragione a loro e purtroppo è andata così. Un match che comunque l'Alessandria poteva veramente portare dalla sua parte per l'occasione fallita da Giulia Rantieri. Peccato veramente, perché secondo me ci potevano essere comunque i crismi per riuscire a portare via un fatto positivo. Secondo la vittoria, quantomeno il pareggio. Ah, sicuramente, l'ho detto prima, a volte un episodio può cambiare la partita. Purtroppo è diverse settimane che qualche episodio ci dice contro, e dobbiamo essere bravi noi a portarci gli episodi alla nostra parte, perché il calcio è fatto di episodi, e quindi dobbiamo assolutamente invertire la rotta e cercare di portare la nostra parte. Ecco, Riccardo, per te una domanda: che cos'è che manca a questa Alessandria per ritrovare lo spirito che abbiamo visto contro il Torino in casa e una volta perfetta contro il Real Vicenza? Manca il risultato e basta, perché lo spirito c'è, domenica c'è stato, oggi c'è stato, non c'è stata la qualità della prestazione di domenica scorsa, momento difficile, non, sicuramente i risultati non combaciano con le aspettative e di conseguenza si tende tutti quanti, i giocatori per primi, ad ingigantire questo momento delicato, quindi anche quello che magari poteva essere un pareggio come oggi, che secondo me era il risultato più giusto, viene vissuto come una situazione negativa. E dobbiamo liberarci mentalmente da questo verbo dovere, e dobbiamo, secondo me, trasformarlo in volere, nel senso che non si vincono le partite per forza, quindi dovete, è una cosa che sta frenando psicologicamente la squadra. Noi non dobbiamo vincere, noi vogliamo vincere, che è diverso. Nel momento in cui riusciremo a trasformare questo piccolo verbo, faremo il salto di qualità, perché il senso del dovere noi ce l'abbiamo. Io vi chiedo di venire a vedere gli allenamenti, vedete come ci alleniamo, vedete lo spirito di questo gruppo e capite che noi il senso del dovere ce l'abbiamo. La domenica questo senso del dovere ci sta portando via un pochino di energia. Quindi avete troppa pressione anche voi? Ma non è che, cerchiamo di capire la differenza, nel senso che Alessandria è una piazza che mette pressione e chiunque viene a giocare per questa maglia lo sa. Quindi di conseguenza siamo preparati a questo, sappiamo che abbiamo molta più pressione rispetto ad altri tipi di piazze. Non è questo che frena, sta frenando il fatto che in questi due mesi abbiamo incontrato delle difficoltà, siamo un pochino attardati rispetto alle aspettative e di conseguenza il dover rincorrere porta un pochino di pesantezza nella psicologia nostra, penso, perché oggi, ripeto, sì, sono d'accordo, perché oggi, voglio dire, si sono incontrate due tra le squadre che sulla carta sono favorite. Ne è venuta fuori una partita ovviamente non bellissima, tirata, dove anche il Cuneo ci ha messo tanto cuore, ma non ci ha messo giocate di grande livello, a dimostrazione che anche loro psicologicamente non è che sono in un grandissimo momento. L'episodio ha fatto la differenza e noi in questo momento parliamo di una sconfitta che ovviamente per l'ambiente, per tutti quanti, non facilita, è tutto qui. Vi aspettavate un turno così, l'avete preparata?
in questo modo o meglio cosa manca all'Alessandria per vincere? Cosa manca? Manca, ripeto, l'episodio, nel senso che la partita al secondo tempo ha avuto due occasioni per parte, un colpo di testa del Cuneo che ha sferato il palo e due occasioni abbastanza importanti, una importantissima per noi. In una delle due occasioni, su un calcio d'angolo, noi abbiamo battuto forse più calci d'angolo di loro, a dimostrazione che non abbiamo fatto sicuramente chissà cosa, però sappiamo anche che venire a Cuneo e prendere a pallonate il Cuneo è impossibile. Abbiamo tenuto botta, abbiamo fatto una partita onesta, ci abbiamo messo spirito come ce l'hanno messo loro. Bisogna pensare anche agli avversari, non è che il Cuneo sono gli ultimi arrivati. Se uno dei due episodi che sono capitati a noi si trasformava in gol, magari l'Alessandria aveva vinto 1-0 e il Cuneo magari secondo me parlava come adesso sto parlando io, che aveva fatto una discreta, è un episodio che ha fatto la differenza. Io mi sento, anche se sono l'ultimo arrivato, ci tengo a chiedere una cosa a voi tutti e lo chiedo anche ai tifosi. Capisco le critiche, sono il primo a metterci la faccia, a prendermi le critiche, a prendermi gli insulti, però io provo a chiederlo, poi spero che il messaggio venga recepito. Nessuno ci darà delle vittorie solamente perché ci chiamiamo Alessandria. In un momento di grande difficoltà noi abbiamo bisogno in questo momento dell'aiuto di tutti, perché con l'aiuto di tutti secondo me otterremo il risultato. Se si crea già adesso a novembre una frattura tra la piazza e il gruppo, io credo che questa cosa non ci aiuterà nel proseguio. Io mi sento di chiederlo, poi è ovvio che se domenica prenderemo dei fischi non mi nasconderò dietro a questi fischi. Perfetto, grazie. Una cosa per Ranchiedo, lui dentro lo spogliatoio ci è rimasto anche male perché gli hanno riportato questa cosa qua, ma lui ha detto che assolutamente ha fatto questo gesto qua, quindi ci è rimasto assolutamente male perché dice io non mi sono mai permesso di fare queste cose qua, e quindi volevo appunto ribadirlo a tutti che lui, conoscendo il ragazzo che è soprattutto una persona squisita, anche io mi sono meravigliato e lui ha confermato che io non mi sono mai permesso di fare queste cose qua. Grazie.